Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il tema è che ovviamente è giusto, cioè, allora, anche ad Atreju, che non era una manifestazione sindacale, andarono i leader all'epoca del governo, mi ricordo Di Maio, mi ricordo il passaggio anche di tanti rappresentanti, perché è giusto il c'è dialogo. C'è Bertinotti, presidente della Camera. Infatti, quindi è giusto questo allora dialogo. Anche perché in queste due donne, nel dibattito di ieri, hanno mostrato che si sta creando intanto una tensione tra due poli, nel senso che sempre di più si va verso i due poli, e coloro che in questo momento sono sul palco dovrebbero temere Lish Line, perché gli sta cannibalizzando nei voti, almeno nei primi giorni. Sinistra Italiana e insieme al Sinistra Alleanza Verdi sono intorno al 2,5 e hanno perso un punto percentuale a favore del PD, e lo stesso Giuseppe Conte, che nei nostri sondaggi è arrivato al 15%, è sempre in discesa in questi giorni, mentre il PD è salito sopra il 20,3%. Sopra il 20%? Sì, nei nostri sondaggi di martedì è arrivato al 20,3%. Allora, la novità Schlein è importante, perché ovviamente dovrà dimostrare nel tempo, perché sono le prime due, tre rilevazioni, quindi... Certo, per il momento c'è molta attesa, poi bisogna capire cosa si consegna. Poi all'Inter, mossa giudicata molto buona, ad esempio, dal suo elettorato, quella di mettere come presidente la sua controparte nella battaglia per le primarie, perché, presidente del partito, perché ovviamente Bonaccini cerca di tenere unito Bonaccini. Tuttavia questo confronto tra le due donne è molto buono, perché diciamo che sta spostando di nuovo su un bipolarismo, e ieri, nelle immagini di ieri, se voi ci pensate, non si è parlato di Conte, ma il salario minimo è stato un argomento trattato proprio da Elie Schlein, quasi a rubare il tema al movimento politico. Allora ti fermo un attimo, scusami Alessandra.